HTC One X9, lo stand al Mobile World Congress, eccolo qua. Non è stato presentato in occasione della fiera, ma lo possiamo vedere finalmente qui in questa fiera, anche perché uscirà ufficialmente in Europa e in Italia. Questo è il design, c'è la parte particolare qua in alto, metallizzato, piacevole al tatto, bello il grip del tasto home, tasto volume, uno slot, qui in lato anche un altro slot, supporta anche la microSD da 2 GB di memoria interna, appunto espandibile, la batteria è da 3000 mAh. Telefono molto bello, il LED di notifica è posto qui, al doppio altoparlante, è più ottimizzato come cornice perché non c'è più la classica banda nera con HTC, con scritta HTC. Abbiamo display da ben 5.5 pollici full HD, che a me personalmente piace molto, rende piuttosto bene. Questa è la Sense aggiornata, l'ultima versione Android 6.0.1, grafica quella che abbiamo vista già su HTC One A9, qua pieno di A9, costava pochi X9. Abbiamo anche due fotocamere, la principale è da 13 megapixel con stabilizzatore ottico, dovrebbe essere lo stesso modulo montato su HTC A9. Poi abbiamo anche una fotocamera frontale da 5 megapixel di una di qualità media. Un telefono quindi che si propone come un top di gamma prima di M10, che arriverà più avanti, come ha detto qua, arriverà a marzo-aprile. Comunque può dire la sua. Vediamo qui anche la versione bianca. Eccolo qua. Vedete sempre sul silver, io sinceramente preferisco la nera. Quindi un buon telefono HTC che fa vedere diversi miglioramenti, e questo è tutto dallo stand HTC.